rientrati a Witherun, ragazzi, quindi adesso... Oh! Servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare da sola a un ordine del genere. Perché mi metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Mantovich? Direi inginocchiarmi a Ulse, manto della tempesta. Poi manto grigio non ritornerebbe mai. Fa come credi. Accetterò il lavoro, ma non aspettarti un miracolo. Ehi, fa attenzione con quel fuoco. Perché? Se te lo dire addosso? Idolaf, guerriero nato. Parliamo un po' con lui, dai, sembra uno che dà missione. Manto grigio, guerrieri nati. Eh? Hai qualche problema d'udito? Ti ho chiesto per quale fazione partecipi. Sei manto grigio o i guerrieri nati? Non capisco, io non parteggio né per il manto grigio né per i guerrieri nati, sei un coglione. Sei da poco in città, eh? Wyvern ha due clan, entrambi antichi e rispettati. La differenza sta nel fatto che il manto grigio hanno voltato le spalle all'impero, mentre i guerrieri nati gli sono rimasti fedeli. Te lo chiedo di nuovo, manto grigio o guerrieri nati? Ah, non ho intenzione di schierarmi per il momento, ragazzo mio, quindi va a quel paese. Prima o poi dobbiamo scegliere. Sì, fa come credi. Oh, ragazzi, allora, ecco qui, abbiamo un crogiolo. Cosa serve il crogiolo? Tanto per ferramenta time. Se usiamo il crogiolo, possiamo... Su, usa il crogiolo. Ok, praticamente possiamo, come dice lui, fondere il materiale grezzo per ricavarci i lingotti, i nostri famosi lingotti. Quindi adesso noi abbiamo 6 pezzi di ferro grezzo e ne ricaviamo 6 pezzi, ovviamente, di... di lingotti di ferro. Ok, abbiamo finito, in teoria potremmo anche fare lingotti d'acciaio, no, potevamo fare lingotti d'acciaio, ma serviva del corundum fresco, mentre d'argento non c'abbiamo niente, ebano niente, oro niente, no niente, non c'abbiamo niente. Ok, bada. E abbiamo trovato solo questo, quindi io direi di andare qui alla Vergine della Guerra. Andiamo dalla Vergine della Guerra. Apriti Vergine della Guerra, sembrava abbastanza brutto come termine. Benvenuto alla Vergine della Guerra. Non lasciarti ingannare. Abbiamo ok. Che cosa vendi, amico mio? Ma intanto vendiamo un po' di roba, ragazzi, perché allora città d'Aliene ci serve. Tico Arco Nord, no, questo ci serve tutto. Vestiario, ci serve tutto. Varie, ci serve tutto, no, niente, ci serve tutto. Armi, arco da caccia. Arco imperiale dell'ustione. Ascia d'acciaio, ascia da guerra, ascia di ferro, frecce. Martello, piccone, pugnale, spada d'acciaio, spadone d'acciaio e spadone di ferro. Oh, c'era un... Vabbè, ma ci facciamo niente con questo. Allora, ragazzi, io direi che noi come armi abbiamo un'antica ascia norda che fa 12. Lui aveva... Che cavolo avevi? Ascia da guerra d'acciaio, ma queste sono armi a due mani, ascia d'acciaio sempre più due, ascia di ferro, martello, mazza d'acciaio, piccone, pugnale, spada. No, niente, conviene tenerci la nostra ascia da antica ascia nord. Guardate se mi viene... Allora, adesso mi risbaglio un'altra volta. Antico arco nord che fa 9. Noi abbiamo 1370 di oro. Mi sa che non basta per comprare l'arco imperiale del... Oh sì, ci basta. Quindi compriamo arco dell'ustione e gli vendiamo il nostro pezzentissimo antico arco nord.
perché questo in più brucia il bersaglio infliggendo 15 punti danno. I bersagli in fiamme subiscono ulteriori danni. Cioè, ragazzi, capitemi bene, cioè... Accidenti. Ah, mi sembrava infatti che avevamo altre sta roba da vendere. Comunque, mettiamo tra i favoriti e ci mettiamo anche... Che ne so, che ci mettiamo? Direi basta, anche perché basta, basta. Andiamo da lei, perché lei vende ovviamente altra roba. Lei fa quella che costruisce tutte queste armi. Il marito non fa una mazza dalla mattina alla sera. Allora, vediamo se da lei possiamo vendere. Perché sei uscito? No, da lei non possiamo vendere l'altra roba. Se... Allora, oh, elmo d'acciaio, elmo di cuore, sì, vabbè, ho capito, ma non mi bastano i soldi, però, cioè, stivali di ferro, stivali di ferro del fulmine, poi abbiamo scudo laminato, scudo guanti nord d'acciaio, che noi abbiamo questi, e ci sono questi, molto allettante l'idea. Vediamo, 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 vediamo. Questo non lo possiamo comprare. Elmo d'acciaio, come dicevo, è molto allettante. Anche questa corazza, accidenti ragazzi. Stivali di ferro. Io nel frattempo direi di comprare sicuramente la corazza. Dov'è la corazza? Corazza laminata. A proposito, noi che abbiamo? Sapete com'è, ragazzi, no? Perché magari ce l'abbiamo... No, abbiamo una corazza di ferro. Quindi vendiamo la corazza e compriamo l'altra corazza, che è questa, che dà ovviamente di più. Poi vediamo, vediamo. Sono rimasti 152. Possiamo comprarci i guanti? 166. No, non basta, non basta, direi che non basta. Io direi di vendere lo scudo, tanto non ci facciamo una bene amata ceppa, e compriamoci i benedetti guanti nord d'acciaio, e ci vendiamo ovviamente anche i guanti di ferro. Ok, il nostro personaggio in mutande con un telino davanti. E oggetti, mettiamoci corazza laminata e guanti nord d'acciaio. Come potete vedere, ragazzi, andiamo su, andiamo su, visto che siete inutili vedrò di rubarvi un po' di roba. Sì, che c'è dal comodino? Carbone, non ci faccio niente, ciotola no, l'oro, alla fine ho preso anche il coso dal comodino, no, niente, prima che sale, oro, pelle di alce, pelle di capra, strisce di pelle, tutte ovviamente, la marmitta da tienite. Ah no, ragazzi, pensavo mi essere beccato e sarei morto. Crema cotta, bella. Ah, c'è in forziera, hanno... Ok, perfetto, 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 apriamo, rubiamo lingotto di corundum, ovviamente 61. Si ruba tutto. Come marcirai nelle prigioni? Ragazzi, ci hanno preso, ci hanno arrestato, non so neanche per quale motivo. La maggior parte di scontare la tua mano dormendo in una docella è anche possibile evadere, in questo caso il tuo. Salve.
Ma perché? Siamo in stracci. Vuoi scontare la tua pena in prigione? Vogliamo evadere o scontare la pena in prigione? Sono indeciso. Nah, ragazzi, dai, facciamo un interessante, questi gameplay. Ma baffa. Niente, dobbiamo scontare la pena, ragazzi. Dicevo, dovevano fare gameplay interessanti. La voglio. Voglio quest'arma. Dicevo, dovremmo fare gameplay interessanti, invece abbiamo finito i Grimaldelli. Dai, su. Ok, Grants Reach, nuova scoperta. Vediamo se ci hanno lasciato la roba che avevamo rubato. Sì, ragazzi, ci hanno lasciato la roba che avevamo rubato. Si vede che mi hanno arrestato per il libro masso che ho tentato di corrompere, ma non l'ho fatto apposta poi in realtà. Quindi, comunque, continuiamo la nostra attraversata su Dragon's Reach. Mamma mia, c'è il santone anche qui. Però questo è interessante. Questi sono i santuari. Se noi li attiviamo, come potete vedere, tutte le malattie sono state curate, abbiamo aggiunto la benedizione di Talos e tutte le altre benedizioni sono state rimosse. C'è un quadrato sulla porta. Casa di Emskr. Emskr, madonna che nome. Allora, tanto qui ci sono le guardie. Calderone di Arcadia. Ah, mi pare che qui era per vendere tutta la roba all'empo. Se è chiuso c'è un motivo. Ho capito, raga. Ah, mi sa che è ancora giorno. Sì, infatti adesso dovrebbe essere. Dicevo, credo che adesso dovrebbe essere aperto. No? No. Aspettiamo 2 ore.